poi ne parliamo. A descrivere la situazione del mercato immobiliare sono i numeri. Nei primi sei mesi del 2023 in Italia si è registrata una diminuzione dell'8,7% delle compravendite di abitazioni rispetto allo stesso periodo del 2022. Il dato emerge da una ricerca del Consiglio Nazionale del Notariato. Tra le grandi città, a Roma il calo sfiora il 10% e a Milano supera l'8%. Le transazioni si sono ridotte progressivamente nel corso dei mesi, un trend non casuale che coincide con il calo dei mutui. Sempre nel primo trimestre dell'anno, infatti, i finanziamenti bancari per l'acquisto di un'abitazione sono diminuiti del 29,5%. Mentre nei primi nove mesi, evidenzia il CRIF, la domanda di mutui da parte delle famiglie italiane è scesa di circa il 20%. All'origine di questa contrazione c'è il significativo incremento dei tassi di interesse provocato dalla stretta monetaria antinflazione varata dalla Banca Centrale Europea. Aumenti del costo del denaro che hanno portato il tasso base da 0 al 4,5%. Una politica, sottolinea la Federazione Bancaria Autonomi Italiani, che ha avuto un forte impatto sul mercato dei mutui e in particolare su quelli a tasso variabile, che sono un terzo del totale, 140 miliardi su complessivi 425, con rate mensili cresciute addirittura tra il 70 e l'80%. E se da un lato l'aumento dei tassi di interesse ingessa il mercato, dall'altro induce le persone a rinunciare al finanziamento e a utilizzare di più i propri capitali.